Paolo Ribotta, CEO di Generali Employee Benefits. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Generali Employee Benefits ha chiuso un 2020 positivo nonostante il difficile contesto della pandemia. Ci commenta questi risultati? Sì, molto volentieri. Innanzitutto buonasera. Effettivamente il 2020 evidentemente è stato un anno difficile, c'è stato il contesto della pandemia che ha chiaramente colpito tutti i paesi, tutte le aziende, le grandi aziende che poi sono i nostri clienti a livello mondiale. Nel 2020 tuttavia abbiamo chiaramente potuto dimostrare la resilienza di GEB, cioè di Generali Employee Benefit, sia attraverso una produzione che è stata una produzione robusta, perché è stata una produzione in continuità con l'anno precedente a circa oltre il 1,5 miliardi di euro, e sia attraverso la dimostrazione della pertinenza del modello e della proposta di GEB che si propone come attuatore e facilitatore dei piani di employee benefits, mi scuso per l'inglesismo, a livello mondiale. In termini di business, più specificamente sul segmento delle CAP, che sono degli strumenti che le grandi multinazionali hanno, abbiamo avuto una crescita estremamente significativa. E questo testimonia come, a maggior ragione in un contesto di pandemia, la capacità per le aziende di utilizzare le leve dei benefit per implementare le loro strategie nei confronti dei collaboratori e dei familiari sia un fattore essenziale. Come dicevo, abbiamo implementato il business captive e la parte salute, oggi come oggi, globalmente, la parte salute rappresenta oltre un terzo della nostra attività. In questo ambito, così come in ambito di protezione, quindi più specificamente la parte di vita, di infortuni, di disability, siamo stati in prima linea nel garantire ai clienti certezze sulle coperture assicurative e ad operare a livello mondiale per coordinare le richieste che abbiamo ricevuto. Quindi è stato sicuramente un anno importante, un anno in cui, oltre alla resilienza, vorrei ricordare soprattutto la capacità, un plauso alle persone di GEB, alle persone generali, ma un plauso in particolare a GEB e a tutti i colleghi di GEB per la capacità che hanno avuto e dimostrato in termini di passione e impegno che ci hanno permesso di raggiungere dei risultati estremamente solidi nel 2020. Senta, ecosistemi di partnership e innovazione. Il 2020 ha introdotto tante novità e collaborazioni per GEB. Può parlarcene? Sì, è vero che abbiamo introdotto tante collaborazioni, ma questo è il risultato di una spinta e di un disegno più strategico, più ampio che il gruppo Generali ha intrapreso e che traduce la volontà di agire come veri e propri partner di vita dei nostri clienti. Il mondo del benefit è un mondo che si estende molto di più che alle sole coperture assicurative, ma si basa, come in parte dicevo prima, sulla capacità per le aziende di servire e di offrire ai propri dipendenti un contesto che è più ampio del semplice benefit, è un contesto che è diretto al benessere e dalla prevenzione. Per noi di GEB si è sempre trattato di essere in grado di offrire ai nostri clienti, attraverso le partnership, non solo gli aspetti di prevenzione e protezione che sono classici e tipici, ma soprattutto soluzioni globali di prevenzione, soluzioni globali che permettano, in particolar modo in un'era digitale, ai clienti stessi di poter agire per pilotare i loro piani di prevenzione. E quindi abbiamo fatto investimenti in passato ed oggi raccogliamo i frutti di questi investimenti. Quindi non sono investimenti di quest'anno, sono investimenti del passato, ma che nel 2020 abbiamo portato a completa fruizione e abbiamo portato sul mercato. È il caso poi dei servizi per esempio, dei servizi di telemedicine su base digitale che abbiamo sviluppato e portato ai nostri clienti con Europe Assistance, oppure i servizi di assistenza sanitaria virtuale che abbiamo sviluppato con una società inglese, Sensely, oppure l'accesso alla piattaforma di benessere e di comportamenti virtuosi Ciao che abbiamo sviluppato con TripTrack. L'ultimo esempio riguarda la gestione per le aziende dei loro dipendenti in mobilità internazionale. Questo è un tema importante, è stato un tema importante anche durante la pandemia. La popolazione di quelle che nel gergo chiamiamo la mobile population, una popolazione che esiste, è importante e che ha dei bisogni specifici non solo in termini di salute, ma in termini
condizioni di vita e di disability. Abbiamo investito molto anche in questo segmento, che poi è un di cui delle aziende multinazionali, per semplificare tutta l'attività relativa ai bisogni di gestione delle coperture, sia per i clienti sia per gli intermediari. Abbiamo lanciato una piattaforma dedicata, che si chiama iNomad, dedicata a questo, e che consente veramente di rispondere alle esigenze in termini di benefits e pensioni di queste popolazioni di dipendenti. E se vediamo, il fatto di offrire anche attraverso le partnership servizi va anche al di là, del semplice servizio, va nella direzione di consentire alle aziende di indirizzare i temi di sostenibilità che sono propri della gestione delle risorse umane e quindi della risorsa, costituita dall'essere umano. Senta, il futuro si presenta incerto e la salute è destinata a rimanere in primo piano. In un contesto anche di ripartenza, resta comunque, rilevante. Quali sono le vostre aspettative e prospettive per quest'anno? Le prospettive sono delle prospettive, secondo me, sicuramente, positive. Noi pensiamo che, al di là del 2021, il mercato della salute, ma il mercato, della salute e del benessere continui a crescere per due motivazioni essenziali. In primis, quello di cui parlavo prima, cioè la salute non è più solamente salute, e la proposizione delle aziende nei confronti dei loro dipendenti è una proposizione che va nel senso del benessere, e questo è un tema centrale. E le aziende vedono che sul tema della salute e del benessere loro stanno già investendo tantissimi soldi. Le poste di bilancio relative a questi aspetti costituiscono delle somme estremamente importanti, e ci sono quindi risorse ingenti che sono impegnate, e al tempo stesso queste risorse possono essere utilizzate dalle aziende stesse come leva essenziale nelle loro politiche aziendali di sostenibilità. Quindi c'è un chiaro bisogno delle aziende di usare ancora meglio questo denaro che già spendono e che oggi non necessariamente su questo mercato. In secondo luogo, è un dato di fatto: assistiamo e continueremo ad assistere sempre di più a una forte partnership tra pubblico e privato, ma non solo in materia di salute, ma soprattutto anche in materia di prevenzione. Quindi noi pensiamo che il mercato in generale, il mercato dell'health e well-being, quindi della salute e del benessere in senso più ampio, destinato alle popolazioni, non solo alle popolazioni dipendenti, ma dei dipendenti e dei loro familiari, sia un mercato che continuerà, che c'è, che esiste, che continuerà a crescere, e in particolare questo link fra dipendente e familiari. Le piattaforme digitali, gli investimenti che sono stati fatti sul digitale, ci consentono oggi di poter offrire una gamma di prodotti, di servizi, non solo per i dipendenti, ma anche per i familiari dei dipendenti, che potranno portare il benessere alla portata di molti più consumatori, se lo vogliamo vedere così. E io sono estremamente fiducioso sulla nostra capacità di cogliere queste opportunità. Dottore Botta, io la ringrazio. Grazie a voi.